L'intelligenza ci aiuta a capire che il cuore è ancora impuro e di conseguenza dobbiamo purificarlo. Qui le due cose vanno insieme. La cosa migliore da pensare è questa. Io rimango impegnato in servizio devozionale, cantando il santo nome, ascoltando, offrendo i frutti delle mie azioni, eccetera. In inglese dice no matter what, in qualsiasi circostanza, sia che mi senta più ispirato, sia che mi senta meno. In certi momenti, in certi frangenti, mi sembrerà di farlo per purificarmi soltanto, senza troppo attaccamento per Krishna. In altri momenti mi sembrerà che la relazione con Krishna sia più spessa, più brillante, più presente. Non importa, non importa, vai avanti lo stesso. Superato un certo limite di anartha nivritti, poi uno diventa nishtita bhajana kriya, si chiama. A quel punto, sono proprio stadi di avanzamento spirituale, a quel punto diciamo, le fluttuazioni della propria percezione, della propria capacità percettiva, della propria cognizione, si acquietano. Queste fluttuazioni si stabilizzano, cioè non c'è più una fluttuazione molto pronunciata, insomma. E questo significa nishtita. Nishtita vuol dire fissa, vuol dire uno si impegna in coscienza di Krishna, essendo molto meno condizionato dalle situazioni psicologiche in cui si trova o dell'ambiente circostante o dal successo, dall'insuccesso, o dal caldo, dal freddo, dall'onore, dal disonore, eccetera, eccetera. Allora, lì diventa fisso e va avanti e progredisce molto più rapidamente. Però sì, succede così all'inizio. No, non sa, ma lo sto facendo per me o lo sto facendo per Krishna? Cioè, sto facendo per purificarmi? Non importa, lo stai facendo sia per purificarti e la fine della purificazione è di amare Krishna, e lo stai facendo perciò, in ultima analisi, per Krishna, va bene così. Non bisogna porsi il quesito. Sai perché uno si pone il quesito? Per avere poi la possibilità di dire, vabbè, ma io non mi sto purificando abbastanza, cioè, non lo amo veramente, Krishna, come ha detto uno una volta, preferisco non cantare il santo nome perché lo canto un po' distratto. Allora, meglio cantarlo una volta al mese, ma con concentrazione. E Krishna dice, vabbè, vedo che esisti una volta al mese, allora, cioè, se poi è vera concentrazione. È chiaro, appunto, uno dovrebbe, se il maestro, se gli acharya indicano che uno deve cantare Hare Krishna un certo numero di volte, fare servizio in un certo modo, uno dovrebbe farlo. Questa poi diventa la maniera per purificarsi e per diventare stabili nel servizio devozionale e percepire la relazione con Krishna in modo molto più concreto. Bhakti Paresano Bhavo Virati significa, vuol dire proprio percepirla come uno, concludo perché sennò vado avanti all'infinito, ma questo verso significa un bellissimo verso del Bhagavad, Bhakti Paresano Bhavo Virati Anyatra Chaisa Trikaika Kala Tusti Pusti Kshut Agayonu Gasam Prapadya Manasya Yatashna Tassiu Tusti Pusti Kshut Agayonu Gasam. Viene paragonato la coscienza di Krishna, la bhakti, la devozione, all'assunzione di cibo. Allora ha detto, bhakti paresano bhavo virakter. Bhakti paresano bhavo e virakter. Vuol dire devozione, percezione della presenza di Krishna e distacco. Questi tre aspetti della devozione, cioè la devozione nel senso proprio l'affetto per Krishna,
la percezione della sua protezione, della sua presenza e il distacco sono paragonati a tusti pusti kshuddagayonu garsam. Tusti vuol dire uno che ha fame, uno che ha appetito, prende del cibo. La prima cosa che percepisce è il gusto. Allora, bhakti, la devozione, l'affetto per Krishna sono paragonati al gusto che uno prova quando sta assumendo del cibo. Parisanu bhavo, la percezione di Krishna è paragonata a tusti, il nutrimento, il sostegno. Cioè, ti sentivi debole, avevi appetito, eccetera, ti sentivi un po' giù, ingerisci del cibo, provi il gusto, ma e provi anche la forza, il sostegno, quello che ti dà il nutrimento, ti senti nutrito. E agayonu garsam vuol dire distacco da altre cose, virakti, che era quello di prima. Agayonu garsam vuol dire cioè la diminuzione della fame, dell'appetito. Allora, questo ed è paragonato a virakti, il distacco. Distacco dalle cose materiali. Se trovi un cibo buono e gustoso e appagante e arriva qualcuno e ti vende e dice vuoi questa, un cinese che ti ha, non so, fatto 4 cavallette fritte, per dire, o quello che è, dici no, grazie, anche se adesso le vendono a 100 euro via da Cracco a Milano, cioè, no grazie, preferisco questo cibo nutriente e gustoso piuttosto che questa roba qui. Per cui l'assenza di desiderio per qualcosa di inferiore. Queste tre cose si manifestano naturalmente col servizio di devozione. Se uno persevera, si manifestano, sono condizioni che si manifestano nel cuore, particolarmente quando uno raggiunge questo stadio di Nishtha, Ruchi, Bhava, eccetera, Asatta, Bhava, eccetera. Chiaro? Yes. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, grazie per la pazienza. Hare Krishna. Grazie. Un'altra domanda? Sì. No. Basta che mi fate. Ok, se viene in altro modo. Un'altra domanda. Di chi è questa? Allora, Lucia. Hare Krishna. Quando canto i giri, lotto con il sonno, nel senso proprio che soffro, anche camminando. Che fare? Che fare? Al di là delle due stampelle sotto le ascelle, cioè che può essere anche pericoloso, la cosa migliore, se possibile, quando è possibile, cantare il santo nome insieme ai devoti o qualcun altro, ci si aiuta a vicenda. Ogni tanto, se uno va in un tempio, si rende conto che non è che tutti sono sono pimpanti e allora quando vedi un devoto, stai cantando qualcosa, Hare Krishna, fai così, il devoto si riprende un po' anche lui, Hare Krishna. Infatti Prabhupada diceva che bisognerebbe cantare a voce. Non bisogna cantare nella mente, perché a parte che non siamo Haridas Thakur, che Haridas Thakur cantava 300.000 nomi al giorno, così anche Raghunath Das Goswami. 100.000 nomi a voce alta, 100.000 nomi mormorati e 100.000 nomi nella mente, perché dopo che ne hai cantati 200.000 la mente va come un treno anche. Noi non siamo Haridas Thakur o Raghunath Das Goswami, per cui dovremmo cantare, detto Prabhupada, a voce sufficientemente alta per far sì che la persona che ci avvicina ascolti, non a voce alta, cioè da rompere i timpani a quelli che sono lì. Mi ricordo a Mayapur c'era un devoto che aveva una voce veramente alta, troppo alta, e cantava, recitava il mantra la mattina. E Prabhupada ha detto, ma chi è che canta così forte? E hanno detto, si chiama tal dei tali, questo devoto così. Allora Prabhupada ha detto, ditegli di cantare giù, non nel tempio, ma di cantare fuori sulla strada che porta all'entrata
del compound, del circondario di Maipur. E lui è andato giù a cantare lì, ma aveva una voce così forte che si sentiva, rimbombava dappertutto. Allora Prabhupada ha detto, fatelo cantare fuori dal boundary wall, cioè fatelo cantare fuori dai muri di cinta sulla Bhaktisiddhanta Road, a un chilometro di distanza. Ancora si udiva un pochettino, però, allora, non devono deve cantare a voce alta in questo modo, perché sennò gli altri non riescono a... Ma dovrebbe cantare a voce sufficientemente alta per far sì che chi gli è vicino ascolti il mantra, possa sentirlo cantare, non disturbando l'altra persona che a sua volta sta cantando il mantra. Questa è la cosa migliore. Se sei sola e vivi in un igloo in Groenlandia, Lucia, non so dove, o sei sul Monte Athos, allora quello che potresti fare è dormire a sufficienza. Questo è fondamentale. Non è uno yogi chi dorme troppo o dorme troppo poco. Dormire la quantità giusta di ore e svegliarti e cantare un certo numero di giri. Poi se vedi che hai bisogno di riposare un attimo, ti metti là e ti riposi altri 10 minuti e poi ti risvegli e ti rimetti a cantare Hare Krishna, cantando il numero, non so quanti giri tu canti, il numero di giri che di solito canti. Non è ammesso uso di cocaina o altre cose o di anfetamine per cantare i giri senza addormentarsi, ecco. Questo è fuori discussione. La cosa migliore è cantare, recitare il mantra con qualcun altro. Eh? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya.